una sfida per te la vita, una gara continua, ed il giudice è uno specchio per te. Ehi ballerina, ti ricordi che da bambina tu ballando chiedevi, dimmi specchio se c'è chi è più brava di me. Non vedi, io sono con te. Pensiero dondola, ballerina, il tuo cuore dondola, ballerina, la tua vita dondola, ballerina, il ballo bel gioco ma non balli per me, il tuo cuore dondola, ballerina, il tuo amore dondola, ballerina, la tua vita dondola, ballerina, tu sei come una sempre più. Ma il tuo pensiero dondola. Che vola, balla e vola, si allontana sempre più. Che vola, balla e vola, si allontana sempre più. Ragazzi, vi ringrazio tutti, perché sto imparando a ballare. Grazie. Ho una cosa che vi voglio chiedere. Che cosa state preparando? Guarda, stiamo facendo un balletto su Miami Beach. Su Miami Beach? Certo, su Miami Beach. Perché è molto bella Miami. Come no, Miami è famosa. C'è tanto sole. Cioè, è bellissima Miami. C'è tanto mare. Come no? Cioè... Perché a Taormina non c'è il mare. Non c'è il sole. A Taormina. Mare a destra, mare a sinistra, mare alle spalle, mare davanti, mare. Una biblioteca, picciotti non ce n'è, è la verità, masculazzi siamo qua, sì ma che si fa senza femminilità, va di carità, come un pezzi bacalà, ma una, due, tre, sai com'è non è, ulla ulla la, tutti i galli siamo qua, sì ma che si fa se gallini non ce n'ha, fatti un cocodecca, la cresta più non c'è, beh. Thank you.
vecchio detto insegna, caro Biagio, che nell'amore è meglio andare ad agio. Quando Biagio finalmente si trovò la fidanzata, le propose apertamente quale cosa molto urgente, qualche gioia anticipata, per amore e per l'onore della vera libertà. Si poteva, lui diceva, fare senza podestà. Ah no, oibò, lei disse ah no, no, Biagio, adagio, andiamo adagio, Biagio, adagio, Biagio, andiamo, se no del mal facciamo. Adagio, Biagio, Biagio, adagio, questa cosa non si fa, chi va più lontano va. Quando furono sposi, Biagio fece tutto in fretta, per la smania di bambini, pian di slanci repentini, tosse il fiato alla diletta, per amore e per l'onore della patria podestà. Ci voleva, lui diceva, della prole in quantità. Ah no, oibò, lei disse ah no, no, Biagio, adagio, andiamo adagio, Biagio, adagio, Biagio, andiamo, se no del mal facciamo. Adagio, Biagio, Biagio, adagio, questa cosa non si fa, chi va più lontano va. Ma quando Biagio fece adagio, lei gli disse con languor, fai più presto mio tesoro, lei gli disse con languor, fai più presto mio tesoro. Prima di presentarvi la scenetta del concorrente che abbiamo scelto questa settimana, sapete che arriva? Arriva la sorpresa pasquale! Arriva pure Pasquale! Arriva, no, che arriva Pasquale? Non arriva Pasquale. E l'hai detto tu? No, ho detto arriva la sorpresa, non Pasquale. Allora, Pasquale sorpresa. No, arriva la sorpresa, arriva Pasquale senza... Arriva... Insomma, Pasquale sorpresa! Franco. Pasquale, come di Pasqua, ecco. Ah, ho capito. Arriva il figlio di Pasqua. Arriva il figlio, non arriva. Che sarebbe Pasquale? Pasquale orfano, non ha figli. Pasquale non ha figli, è orfano. Non ha mai. Insomma, chi arriva lo vogliamo dire. Arriva l'uovo di Pasqua, Franco. Ah, la sorpresa di Pasqua. Ecco. Ma per la sorpresa di Pasqua ci vuole l'uovo. E l'uovo c'è. E dov'è? Dov'è? Su il sipario. Su il sipario. Burro e cioccolato. Dico Ciccio, perché questa sorpresa non me l'hai mandato a casa? Perché che facevi a casa? No, sai che mi piace la cioccolata al latte. Ah sì, ti piace il cioccolato non al mi latte. Piace. Non ti piace. E appunto. È spiritoso. No. Prego. Questo non è soltanto un augurio di buona Pasqua, ma è anche un invito a seguirci in Bene Brave Ibisse e di mandarci tante scenette per il nostro concorso. La scenetta scelta questa settimana è stata mandata da Franco Gerini, via Sauro 189, Ponsacco, Pisa, e si intitola La missione spaziale.
Buongiorno. 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 Che piacere vederti! Ma che ci fai? Mi è arrivata la cartolina! Ti richiamo, no? Sì, ti richiamo! Ci hanno richiamato! È questa cosa della luna! E dimmi una cosa, l'hai letta tutta la cosa? Sì, sì, sì! Perché io non ci capisco niente! Noi siamo stati veri e proprio sorteggiati! Perché che siamo, un ambolo? No, no, sorteggiati, perché due nomi così, fra tutti gli italiani, no? Sì! Ecco! E siamo usciti proprio noi! Guarda caso! Ma guarda caso! Ho letto sul giornale che bisogna andare per 3 mesi sulla Luna. Sulla Luna? Per una missione speciale, non so. La cosa mi fa ridere. È vero. La cosa mi fa ridere. Perché a me non fa ridere la cosa. No, ma la cosa a me pure fa ridere. Ma io non... Tu sulla Luna, tu. Lo sai perché ridi? Perché io soffro di vertigini. E se piglio l'ascensore mi sento male! Perché so? Quindi sulla Luna non ci puoi andare. Ma come? Ma perché io non soffro di vertigini? No, tu sei... Ma sì! Pure. Tu pensa che io appena porto i tacchi alti, così già mi giro la testa. Ma perché tu porti pure i tacchi alti? Il fatto che tu devi andare sulla Luna già mi fa ridere. Ma perché? La stessa cosa l'ho pensata. Senti, poi ho letto sempre sul giornale. Sì, che hai letto. Che non è che sei solo. Come non sono? No, no, perché ti accompagna un maggiore, sai, questo. Come maggiore. Mi accompagna? Sì, ti accompagna un maggiore che si chiama Malaparte. Malaparte. Tu pensi a quello che si chiama Malaparte, che accompagnate sulla Luna. E devi stare 3 mesi con lui. Scusa, ma perché ci devo andare io con questo Malaparte? Scusa, ma perché ci devo andare io? Ma io ho i miei problemi, il mio lavoro. Ma che lavoro fai, scusami? Io lavoro, che lavoro fai? Sì, io lavoro nel settore dove... Sì, nel settore alimentare, lo so, ma che lavoro è? E come che lavoro è? Il mio è il lavoro. Di che cosa ti occupi? Ai trasporti io lavoro. Ai trasporti. Che figura. Scioperate sempre. Senti, ma poi vedi, io sulla Luna non ci posso andare. No. Perché sono piccolo. Sì. Brutto tu. Quindi non appena arrivo sulla Luna, sì. I lunari appena mi vedono dico la chimia. A me lo vanno a scimmia e dicono l'invasione delle scimmie e attaccano la terra. Bugiardo. Bugiardo. Bugiardo, ti sei sempre autodisprezzato. No, sono tu nato c'è, brutto. Io sei brutto. Brutto. Ma guarda che fisico. No, ma tu farei un figurone sulla Luna. Ma un figurone. Fai fare figura a tutta la terra. Senti, io con questo maggiore Malaparte non ci partirò mai. Sono il maggiore Malaparte. Il maggiore Malaparte. Agli ordini. Scusi. Signore, rispetti la coda, signore. Scusa. Fermi! C'ero io. Mi scusi. Fermi! Ma io non lo conosco, questo. Siete stati molto fortunati. Lo capisco. Siete stati poi scelti per andare sulla Luna. Sulla Luna. Ci siamo. Sì. La nostra nuova missione consiste a studiare il comportamento della coppia nello spazio. Oh. Bene. Beh, posso fare una domanda, signora maggiorata? Mamma maggiore. Ecco, ho letto sul giornale che... cosa fa sulla Luna insieme a lei, nella casa lunare? Sulla Luna si vivrà da coppia sposata. Coppia sposata, ha detto? E come marito e moglie? Certamente. Tutto certo. Per tutto? Tutto per tutto. Posso andare un momento a casa, mi scusi? Si è già scoraggiato? No, non mi sono scoraggiato, vado a casa per prendere la valigia con spazzolino e pigiama, così partiamo. Vada a casa. Vada a casa. Senta, signor maggiore Bonaparte. Malaparte. Io possiamo partire subito, perché io dormo senza pigiama. E possiamo andare. Bene. Passiamo alle domande. Ma ci sono le domande da fare. Ci sono le domande. Non c'è bisogno, rispondo io. Prima. Prego, prima.
Che mestiere fate? Ecco, io veramente non faccio nessun mestiere. No, no, no. Io mi occupo di... Sì, di alimentari. Alimentari. Sì. Ah, sì. E che cosa? Nell'alimentare? Ecco, vendo le castagne e le noccioline allo zoo. Sì, ci porta le noccioline perché c'ha tutta la famiglia allo zoo. Che mi fa visita allo zoo. Sì, io invece non faccio niente, come le dicevo. No, no, lui lavora. Che lavoro? Settore trasporti. Ah, trasporti. Cioè, trasporti. Che cosa fa? Ecco cosa fa. Ecco, trasporto le valigie alla stazione quando arrivano i clienti. Parto io. Seconda domanda. Ma perché? Soffrite di vertigini? Di chi? No, io non ho mai sofferto. Lui sì. Ma non ho mai sofferto. Lui soffre. Che... Ma lui nell'ascensore non vola. Quando lui mette i tacchi alti. Sviene. No. Come le donne in stato interessate. Signore, mi scusi. Io invece non soffro di vertigini, pensi che io ho fatto sempre il funambolo, cammino sul filo, nei grattacieli di New York, lassù. Non soffro bene. Di niente. Prego. Terza domanda. Senza... Siete veramente siciliani? Sì, io sono siciliano puro sangue. Io palermitano, capitale. Ma non puro sangue, lui è limitrofo. Io palermitano. Limitrofo. Io sono palamito, ma palermitano. Buoni. Prego. Sta suonando il telefono. Sentiamo. Ma si metta qui lei. Sì? Bene. Ha ordine d'armi? C'è stata una piccola variante. Una variante? È stato deciso, visto le vostre risposte così intelligente, sì, grazie, che partirete voi due, ah, soli, senza di me. Io resterò qui sulla Terra e sarete i due primi siciliani a conquistare la Luna. Ha detto siciliani? Certo. Noi. Ma io sogno milanese. Terun. Mi sono di Venezia. Io sogno di Milano. Terun.